Oggi stiamo realizzando un webinar un po' speciale per la nostra rete dei docenti dell'Est, nel senso che questo webinar, che fa parte ovviamente del ciclo di webinar che si chiama Lezioni economico-sociali e che sono realizzati nell'ambito del progetto Investire nel valore e nell'identità dei LES, che è un progetto che ormai è arrivato alla sua terza annualità e coinvolge tutta la rete nazionale dei licei economico-sociali, che ovviamente ha costituito e coinvolge la rete nazionale dei licei economico-sociali italiani. È un progetto realizzato dal MIUR in collaborazione alla Fondazione Rosselli con la E. Nell'ambito appunto di questo ciclo di webinar abbiamo deciso di realizzare due webinar, due lezioni online in collaborazione con l'Istat, CNEL, Articolo 99 e ANP, che è l'Associazione Nazionale Dirigenti e Altre Professionalità della Scuola. Articolo 99 è l'Associazione dei ex consiglieri del CNEL. Allora, di che parleranno questi? Vi racconto come nasce questa collaborazione. Dunque, questa collaborazione nasce appunto per un obiettivo comune, che è quella di valorizzare gli indicatori di misurazione del benessere, i BES, che in realtà poi nella scuola, come appunto i docenti presenti ricorderanno, fa riferimento a una sigla che fa riferimento anche ad altro. In questo caso parliamo di indicatori di misurazione del benessere, ovvero quelle 12 dimensioni del benessere ritenuti rilevanti nel nostro paese e che sono, per il nostro paese, che sono stati individuati proprio da una convinzione, cioè che i parametri sui quali valutare il progresso di una società non possano essere solo di carattere economico, ma anche sociali e ambientali, e quindi corredati da misure di disuguaglianza e sostenibilità. Io non vi anticipo altro perché il relatore, appunto, dottor Rondinella, Tommaso Rondinella, che parlerà dopo di me, sicuramente spiegherà tutto questo molto meglio e molto più nel dettaglio. Mi fa piacere soprattutto ringraziare tutti i presenti, augurarvi buona lezione, darvi solo fare due puntualizzazioni organizzative. Allora, online, oggi, con noi ospiti di questo webinar ci sono sia i docenti appunto dei LES, sia docenti che non afferiscono appunto a questa rete nazionale, ma che fanno parte del progetto portato avanti da ANP Articolo 99, di cui parlerà dopo di me la professoressa Maria Cristina Cigliano. A tutti dico che questo webinar, così come quello prossimo, danno la possibilità di avere un credito formativo rilasciato da DIR Scuola. Quindi chiedo a tutti quelli che non siano entrati indicando nome, cognome e mail di scrivere la mail nella chat in riferimento al loro cognome, in modo tale che noi possiamo avere traccia dei partecipanti e poter dare il credito formativo. Chi non lo farà non potrà ricevere il credito formativo. E quindi, rispondendo a tutte le domande che vedo scorrere, occorre scrivere la propria mail e il proprio nome nella chat, se non si è entrati scrivendo entrambi. Quindi scrivete nella chat, tanto noi abbiamo poi traccia di tutto quello che viene scritto nella chat. Vi racconto, allora, dopo di me interverrà la professoressa Cigliano, che vi racconterà appunto di questo concorso a premi, di questo progetto portato avanti da ANP Articolo 99, che si chiama Lo sviluppo locale che vorrei, e questo e a seguito interverrà poi per la lezione il dottor Tommaso Rondinella, che è ricercatore, segreteria del Presidente per le attività tecnico-scientifiche dell'Istat, appunto, che parlerà proprio di questo tema. Che dirvi? Vi auguro buona lezione. La lezione si svolgerà come al solito per chi ha già partecipato, e cioè chiunque voglia fare delle domande le può scrivere in chat. A circa metà della lezione io riporterò le domande al relatore, il relatore vi risponderà, e così faremo alla fine. A fine di questo webinar vi invieremo un questionario per testare appunto la soddisfazione rispetto a questa attività, a cui vi invito a rispondere. Sarà un questionario online, anche di semplice compilazione. Vi ringrazio molto per l'attenzione e lascio la parola alla professoressa Cigliano. Buon pomeriggio a tutti, benvenuti. Mi chiamo Maria Cristina Cigliano, come già vi è stato detto,
sono un dirigente scolastico che quest'anno lavora nello staff del presidente dell'Associazione Nazionale Dirigenti e altre professionalità della scuola. La ANP, insieme con l'articolo 99, che come anche potete leggere, l'Associazione dei già consiglieri CNEL, hanno lanciato un concorso a premi che in realtà è già la sua terza edizione e che ha come focus, quindi come tema centrale, lo sviluppo locale che vorrei, equo e sostenibile. In realtà noi con questo concorso, lanciando questo concorso, invitiamo gli studenti, e sono poi fondamentalmente gli studenti delle ultime due classi delle scuole secondarie superiori, a misurare in primo luogo e poi a riflettere sul livello di benessere della realtà regionale nella quale vivono, ovviamente utilizzando gli indicatori del BES elaborati appunto da Istat. Una seconda sezione del concorso invita poi a riflettere e a sviluppare una linea progettuale per la vivibilità, per il benessere del territorio nel quale la scuola insiste. Quindi un aspetto di misura, un aspetto di riflessione, un aspetto di creatività e nelle sezioni del concorso precedenti, nelle scorse edizioni, abbiamo visto che poi gli studenti riescono a coniugare tutto ciò anche spesso con una grande concretezza. Quest'anno questo concorso è destinato a tre, anzi scusate, province, quella di Bologna, di Olbia Tempio e di Pesaro Urbino. Se prendete nota dei siti che vedete lì riportati, no, nella slide, in realtà trovate in questi siti già molto materiale, che può essere sia utile per le scuole, i docenti, Professoressa Cigliano, mi scusi se la interrompo, che dalla chat viene indicazione che il suo volume è un po' basso, quindi o prova ad avvicinarsi al microfono o prova ad alzare la voce. Grazie. Se così va meglio. Spero Se, che mi sì, un po' sentiate. meglio, sì, ci si sente meglio, sì. Bene, allora stavo dicendo di prendere nota dei due indirizzi internet che trovate lì nella slide, perché visitando l'interno di questi siti voi trovate già molto materiale che è utile sia per le scuole che intendono partecipare al concorso e che si sono iscritte al concorso, ma anche per tutti coloro che vogliono in qualche modo approfondire i temi legati al BES. Ora noi sappiamo nella scuola che questo acronimo rimanda a tutt'altra cosa, noi con BES intendiamo i bisogni educativi speciali. In realtà noi lo stiamo in questo momento utilizzando come lo utilizza Istat, quindi come benessere eco sostenibile. Io non mi dilungherò su questo argomento, anzi non lo tratterò proprio perché dopo di me ci sarà il dottor Rondinella che avrà molto da dire sull'argomento. In ogni caso, se andate sul sito dell'Istat, poi trovate anche tutto il rapporto sui BES e quindi potete avere la possibilità di approfondire, di capire meglio quali siano gli indicatori che poi sono stati elaborati. Una parola ancora sulla attività che noi, anche se qui non mi sta andando avanti, eccola qua, una parola ancora, una parola conclusiva come dire, sullo spirito nel quale poi si inserisce questa iniziativa. Noi come associazione nazionale in realtà ci muoviamo nell'ottica di azioni che siano di accompagnamento, di formazione, di aggiornamento per i docenti, perché crediamo intanto il fatto che la scuola sia veramente un elemento centrale per il nostro paese e che soprattutto all'interno della scuola vadano valorizzate tutte le professionalità che ogni giorno poi come dire, portano e sopportano il peso della via dell'educazione dei nostri giovani.
Quindi questa attività, come le altre che ANP promuove, hanno tutte questo stesso segno e vanno tutte verso la valorizzazione delle professionalità che nella scuola troviamo che sono sempre molto alte e molto impegnate, anche in termini di passione, oltre che di competenze. Quindi con questo vi auguro buon lavoro perché non voglio trattenervi oltre rispetto all'altra parte che sarà senz'altro più interessante. Quindi buon lavoro a tutti. Ecco, adesso Grazie, vedo professore. presente. Sì, ecco. Si sta accomodando il dottor Tommaso Rondinella, come vi dicevo, ricercatore della segreteria del presidente per le attività tecnico-scientifiche dell'Istat. La sua lezione, come vedete dal titolo, tratterà dalla crescita economica al benessere dei cittadini. Buona lezione. Grazie, buon pomeriggio a tutti. Spero mi sentiate bene. Il microfono è al massimo del suo volume, quindi più di così non so come fare. Si può Allora, controllare, scusi, si in può questa controllare il volume cliccando. c'è qualcuno che sta cercando di intervenire? Andiamo. Sì, si può controllare il volume cliccando sulla frettina accanto al pulsante per regolarlo, si può alzare dal. Mi avvicinerò così, mi vedrete un po' troppo da vicino, comunque. Allora, in questa breve presentazione, io cercherò di presentarvi quali sono le motivazioni principali per cui si è deciso di affrontare il tema della misurazione del benessere. Si sente bene. Della misurazione del benessere, come si suol dire, al di là del PIL, nel senso di voler andare al di là della misurazione della crescita economica come sinonimo di benessere, di sviluppo, di progresso, di qualità della vita, eccetera. La presentazione sarà divisa in due parti. La prima parte sarà di carattere più generale per presentare queste motivazioni e dare un quadro un po' degli argomenti, delle evidenze empiriche alla base di queste teorie. E la seconda parte invece sarà dedicata alla presentazione dello strumento che CNEL e Istat hanno sviluppato negli ultimi 3 anni per misurare il benessere dei cittadini in Italia. Con la freccetta avanti. Eccoci qua. Allora, iniziamo subito dopo la Seconda Guerra Mondiale, viene fatto risalire il momento in cui, a livello formale, internazionale, diciamo, culturale, a livello, mondiale, viene fatto risalire, l'identificazione tra la crescita economica, e il concetto di sviluppo. In particolare, nel 1949, il presidente Truman, nel suo discorso di insediamento alla presidenza degli Stati Uniti, presentò il suo programma di governo, il cui quarto punto, conosciuto come quarto punto della dottrina Truman, si impegnava affinché fosse sostenuto lo sviluppo delle aree più povere del mondo. In particolare, lui diceva proprio, la crescita dei paesi sottosviluppati. Quindi i paesi sottosviluppati sostanzialmente avevano bisogno di crescere. In questo momento viene implicitamente, però con un forte risvolto a livello culturale globale, identificata la crescita del PIL con lo sviluppo. Più recentemente anche con il benessere. Ora non staremo qui a distinguere
i concetti di sviluppo, di benessere, di qualità della vita, che possono essere usati sostanzialmente in maniera intercambiabile fra di loro. Ma viene creato questo, in questo momento si parlava sostanzialmente di sviluppo, non si parlava ancora di benessere nella letteratura, si parlava di benessere nel senso molto materiale di benessere economico dei cittadini, per esempio, però a livello di paesi si parlava di sviluppo. L'altra verità che si afferma non solo in quegli anni, tuttora, e che è sicuramente meno ardita, è quella di identificare il PIL e la crescita del PIL con la performance economica. Quindi può apparire esagerato considerare il PIL come una misura dello sviluppo, visto che lo sviluppo vedremo che è un concetto ampio, multidimensionale, complesso, che cambia tra paesi, che cambia nel tempo, che cambia tra persona e persona, e ridurlo alla sola dimensione economica può essere molto riduttivo. Ma vedremo anche che guardare alla crescita del PIL, che è l'indicatore principe che noi tuttora usiamo per identificare, per guardare lo stato dei paesi, può essere riduttivo e in alcuni casi fuorviante anche nel caso in cui si guardi alla performance economica. Quindi ha un ambito sicuramente molto più vicino e diciamo di vera pertinenza del PIL. Visto che si parla di andare oltre il PIL, iniziamo da che cos'è il PIL, molto brevemente. Tanto per capire, anche per capire meglio le critiche che vengono mosse a questo modo di guardare alla realtà. Il PIL, accademicamente, diciamo, può essere misurato in maniera equivalente da tre punti di vista. Di fatto, se voi andate sul sito dell'Istat e sulla pagina dati.istat.it cercate il PIL, lo troverete calcolato secondo tre approcci diversi, cioè guardandolo dal lato della produzione, il PIL rappresenta la somma di tutta la produzione avvenuta durante un anno all'interno dell'economia, quindi come in realtà somma del valore aggiunto sarà, ma parliamo di produzione, quanto viene prodotto. Questa quantità è equivalente a quanto viene speso, quindi al totale dei consumi pubblici e privati e degli investimenti delle imprese, più la differenza con import-export, comunque diciamo a quanto viene speso dai vari attori economici, ed è allo stesso tempo anche uguale alla somma di redditi e profitti, ovvero a quanto tutti gli attori guadagnano. Questi tre punti di vista della stessa quantità sono le tre accezioni con cui si guarda al PIL. Tipicamente si parla del PIL parlando della produzione, ma bisogna sempre tenere in mente che sono veri anche gli altri due aspetti. E questo lo dico in particolare quando si pensa ad una decrescita del PIL come una semplice diminuzione della produzione. Una decrescita del PIL vuol dire anche una diminuzione dei redditi e dei profitti, ad esempio, o una riduzione della spesa pubblica. Insomma, è un oggetto sicuramente complesso, però è un oggetto, è un indicatore che guarda all'attività esclusivamente economica di mercato. Che cosa vuol dire? Che nel momento in cui si vuole guardare alla società nel suo complesso o anche ai risultati dell'attività economica, il PIL presenta alcuni limiti. Qui ve ne ho riportati i principali. Innanzitutto, il PIL non riflette la distribuzione del reddito, non ci dice se il nostro sistema economico è equo o è iniquo. Due paesi. Mi devo avvicinare un po' di più, mi dicono.
Evitare. Non ho idea di come si faccia questa cosa. Dopo, più avanti, più avanti. Ah, ok, va bene. Allora, avevo delle cose da proiettare da siti web, purtroppo non siamo in grado di farlo, mi dicono. Vado avanti con i limiti del PIL. Abbiamo detto, non riflette la distribuzione. Il PIL pro capite può essere equivalenti in paesi come il Kuwait, dove la ricchezza è concentrata nelle mani di pochissimi, e la Norvegia, dove la ricchezza è estremamente ben distribuita. Non riflette il potere d'acquisto del reddito, essendo una misura nominale, non tiene conto dell'inflazione, quindi non si sa quanto costano poi i beni che si possono comprare con lo stesso reddito, ma soprattutto, e questi sono gli elementi più importanti, non include tutto ciò che non passa per il mercato, quindi non include il valore prodotto dal lavoro domestico, dal volontariato, dall'economia informale, ad esempio tante attività agricole, nel caso per esempio dei paesi in via di sviluppo, i settori informali sono estremamente rilevanti e riguardano parti importanti della popolazione. A titolo di esempio, uno dei motivi della, non l'unico evidentemente, ma una componente della grande crescita del PIL cinese è stata rappresentata da un massiccio spostamento della popolazione dalle campagne alle aree costiere industrializzate, quindi di un passaggio della popolazione da un'attività informale di agricoltura di sussistenza che non teneva conto e che non rientrava nel PIL e che non veniva contabilizzata, ad attività industriali che invece venivano contabilizzate. Quindi non si creava più valore, non si produceva di più, le persone continuavano a lavorare 8 ore al giorno, o forse 12 stando in Cina, ma il PIL cresceva perché iniziava a contabilizzare cose che normalmente non contava. Non tiene conto dei danni che l'attività economica produce, che dovrebbero in qualche maniera scontare un indicatore che voglia misurare la performance economica e tanto più il benessere. Nel momento in cui io disbosco, distruggo una foresta, di fatto il PIL cresce perché devo assumere persone per disboscare, devo comprare le ruspe e le motoseghe, devo comprare la benzina per far andare tutto avanti e poi venderò la legna. Insomma, tutto questo va a generare PIL. In realtà da nessuna parte si tiene conto della perdita della biodiversità, da nessuna parte si tiene conto della perdita del servizio ambientale di una foresta nel momento in cui trasforma anidride carbonica in ossigeno. Tutto questo non rientra nel PIL perché tutto questo non è nel mercato. Invece vengono doppiamente contate tutte quelle spese che noi facciamo per riparare ai nostri danni. Ad esempio, una spesa di depurazione di un fiume che noi inquiniamo va ad accrescere ulteriormente il PIL. O il tipico esempio del paradosso distruzione-ricostruzione di un incidente stradale che è sicuramente una perdita di benessere, ma che dal punto di vista del PIL in realtà ha un effetto positivo perché vuol dire chiamare un carro attrezzi, vuol dire far riparare la macchina da un meccanico, vuol dire comprare pezzi di ricambio. Infine, ultimo ma non ultimo nel confronto internazionale, i servizi pubblici sono sottostimati dal PIL. Perché? Perché il PIL guarda ai prezzi della produzione quando questi vengono venduti sul mercato. Tipicamente i servizi pubblici non vengono venduti sul mercato. Nel momento in cui questi sono semplicemente erogati ai cittadini a costo zero, vengono contabilizzati a livello di costi che questi hanno contribuito a generare. Questi costi non sono il prezzo finale se comparati ad un prodotto di mercato. Come dire, una cosa è quanto costa allo Stato
produrre un servizio, per esempio fare un'operazione chirurgica, nel caso della privatizzazione dei servizi sanitari, andremo a vedere quanto bisogna pagare la clinica privata per effettuare quello stesso servizio. Sostanzialmente i profitti vengono inclusi quando l'attività è di mercato e non vengono inclusi quando l'attività è pubblica. Questo che cosa però vuol dire? Che se noi confrontiamo due paesi a livello di PIL, nei quali in un caso il servizio sanitario è privato, nell'altro il servizio sanitario è pubblico, quello che avrà il servizio pubblico, migliore o peggiore che sia, risulterà, a parità di servizio, avere un PIL, inferiore. Quindi tutti questi elementi, ci danno conto, non solo che il PIL non basta a guardare la complessità, dello sviluppo, del benessere, ma ci dicono anche che distorce, la nostra visione della performance economica. Tutti questi limiti che abbiamo presentato sono di fatto, la maniera in cui noi guardiamo al sistema per, produrre di fatto beni e servizi, mettendo tra questi anche i servizi informali, i servizi familiari, il lavoro domestico, appunto. In generale, il PIL diciamo che misura quanto viene prodotto, ma non il risultato finale. Non sappiamo se a parità di PIL speso o generato, il risultato finale, ovvero l'outcome, che potrebbe essere visto nella maniera ultima come il benessere delle persone nella sua complessità, e di questa complessità parleremo abbondantemente, non ne tiene conto. I limiti del PIL erano noti dall'inizio, dalla sua creazione addirittura. Simon Kuznets è il vero e proprio inventore del PIL, ovvero il professore che fu incaricato dopo la crisi del 29 dal governo degli Stati Uniti di creare un nuovo sistema di contabilità nazionale per gli Stati Uniti. Questo sistema era incentrato attorno al PIL, come lo è tuttora. E egli stesso nel 1934, quando presentava questo nuovo sistema di contabilità nazionale al Congresso degli Stati Uniti, dichiarava che, attenzione, il benessere di una nazione non può essere dedotto dalla misura del reddito nazionale. Ovviamente perché tutte queste perplessità di cui stiamo parlando adesso già se le erano poste durante i lavori delle commissioni che avevano proposto il sistema di contabilità nazionale, ma che in qualche maniera non riuscivano a risolvere. Avrei voluto farvi vedere un video di Bob Kennedy, che potete però trovare su YouTube facilmente. Ah, funziona! Funziona, avevo capito. Ah, rischio. Quindi che devo fare? Se mi date un secondo, carico il video. Schiaccio io, non cliccate da nessuna parte, cortesemente. Grazie. Lo faccio partire? Prego, sì, grazie. Qualcosa in mezzo? Non troveremo mai un fine per la nazione, né una nostra personale soddisfazione nel mero perseguimento del benessere economico, nell'ammassare senza fine beni terreni. Non possiamo misurare lo spirito nazionale sulla base dell'indice Dow Jones, né i successi del paese sulla base del prodotto interno lordo. Il PIL comprende anche l'inquinamento dell'aria e la pubblicità delle sigarette e le ambulanze per sgombrare le nostre autostrade dalle carneficine dei fine settimana. Il PIL mette nel conto le serrature speciali per le nostre porte di casa e le prigioni per coloro che cercano di forzarle.
comprende programmi televisivi che valorizzano la violenza per vendere prodotti violenti ai nostri bambini. Cresce con la produzione di napalm, missili e testate nucleari. Si accresce con gli equipaggiamenti che la polizia usa per sedare le rivolte e non fa che aumentare quando sulle loro ceneri si ricostruiscono i bassifondi popolari. Il PIL non tiene conto della salute delle nostre famiglie, della qualità della loro educazione o della gioia dei loro momenti di svago. Non comprende la bellezza della nostra poesia, la solidità dei valori familiari o l'intelligenza del nostro dibattere. Il PIL non misura né la nostra arguzia né il nostro coraggio, né la nostra saggezza né la nostra conoscenza, né la nostra compassione né la devozione al nostro paese. Misura tutto, in breve, eccetto ciò che rende la vita veramente degna di essere vissuta. Può dirci tutto sull'America, ma non se possiamo essere orgogliosi di essere americani. Robert Kennedy pronunciò questo discorso il 18... Un secondo, non so che se sto. Mi sentono, sicuramente l'immagine si è paralizzata. Eccoci qua. Può riprendere. Eccoci. Bene, vedo che arrivano nel frattempo molte domande. Dottor Lignana, vogliamo fare una piccola pausa per rispondere a qualche domanda o preferisce continuare? Finisco la prima parte, en passant, perfetto. Ho letto alcune delle domande che commenterò mentre presento. Perfetto, allora non ha bisogno del mio aiuto. Non le ho lette tutte, solo tre o quattro. Però da un lato si dice se ha ancora senso allora misurare il benessere economico, misurare il PIL. Sì, ha senso, assolutamente. Vi farò un esempio estremo richiamando proprio la crisi del 29 e la successiva creazione del PIL, soprattutto del sistema di contabilità nazionale. C'è chi sostiene che la creazione della contabilità nazionale abbia avuto un'importanza per la vittoria della guerra degli Stati Uniti superiore al progetto Manhattan, che è quello di creazione della bomba atomica. Perché? Perché ha permesso una conoscenza delle strutture economiche e della divisione della produzione, di quali erano i settori sottoutilizzati, quelli più utilizzati, che ha permesso agli Stati Uniti di riorganizzare la loro attività economica, in questo caso in funzione della guerra, e quindi di mettere in piedi quell'apparato bellico che ha permesso poi la vittoria. Non è certo questo il fine che noi ci aspettiamo dal PIL, però quello che è di cui si sta parlando è di un elemento di conoscenza del nostro sistema economico estremamente potente ed estremamente efficace. L'importante è utilizzarlo per ciò per cui è stato creato, ovvero conoscere il sistema economico. Se vogliamo parlare invece di benessere, che abbiamo visto essere altro, allora cerchiamo nuovi indicatori, e proprio di questo ci siamo occupati negli ultimi anni. È un'attività estremamente complessa, e la complessità l'ho voluta rappresentare attraverso questa citazione di Amartya Sen, che è un premio Nobel per l'economia, indiano, che si è a lungo occupato di povertà, ma soprattutto che ha creato quel cosiddetto approccio dello sviluppo umano per guardare non solo alle povertà materiali, ma anche alle opportunità che vengono date alle persone. E lui dice che si potrebbe essere agiati senza stare bene senza condurre la vita che si era desiderata, oppure farlo ma senza essere felici, oppure essere felici ma non avere libertà. Questo per dire che l'uomo nelle proprie necessità è estremamente complesso, e il benessere delle persone non può essere rappresentato così semplicemente, ma necessariamente attraverso strumenti
complessi. Proprio sulla base delle teorie seniane è stato creato dalle Nazioni Unite nel 1990 l'Indice di Sviluppo Umano, che è, diciamo, la prima misura di sviluppo che vada oltre il PIL. Dentro c'è il PIL, c'è la speranza di vita alla nascita e c'è l'istruzione. Quindi si comincia a guardare allo sviluppo non solo come crescita economica, ma come fenomeno multidimensionale. Posso usare i link che ho sotto? No, no, perché non sono attivo. No, va bene. Sono immagini, non sono visibili, non sono cliccabili. Ah, ok. Allora, beh, le slide poi saranno probabilmente condivise, quindi potete andare a vedere i link, sono semplicemente rappresentazioni di come si comporta l'indice di sviluppo umano, come si è comportato nel tempo, quindi come i paesi hanno accresciuto il proprio sviluppo nel tempo, e anche di come esista una relazione non scontata tra le componenti non PIL e le componenti PIL dell'indice di sviluppo umano, ovvero non è sempre vero che i paesi più ricchi hanno livelli di istruzione e di speranza di vita maggiori degli altri. L'altro elemento per aggiungere criticità al PIL ed evidenza empirica a questo è il lavoro fatto da Esterling, è conosciuto in letteratura come paradosso di Esterling, se ne parla molto, e fa riferimento alle misure della felicità. Sostanzialmente, Esterlin mostra che le persone più ricche si dichiarano più felici di quelle povere, ma nel tempo l'aumento del reddito non produce incrementi di felicità. Anche nel confronto tra paesi ritorna il paradosso e non appare esserci nessuna relazione tra reddito e felicità. Come si spiega di fatto questa cosa? Si spiega con il fatto che non è la ricchezza in sé a produrre felicità, poi magari ritorneremo su questa idea di misurare la felicità, l'Istat non lo fa, però insomma è qualcosa che è molto presente nel dibattito internazionale. Non è la ricchezza in sé a creare la felicità, ma è la posizione relativa a creare felicità, ovvero si è felici o soddisfatti, che è più che altro quello che misuriamo noi misuriamo la soddisfazione delle persone della vita, se uno vede che sta meglio degli altri, ma non è il valore assoluto che fa la differenza. E quindi il miglioramento di felicità nel tempo non si vede nel momento in cui tutta la popolazione si arricchisce, nel momento in cui le esigenze cambiano per tutti, a meno che uno non salti più avanti dei propri pari, non si vede un aumento della felicità o della soddisfazione. L'altra enorme critica al PIL viene dal tutte le questioni di sostenibilità ambientale e più recentemente di cambiamento climatico. Già nel 1972, proprio qui a Roma, il Club di Roma pubblicò un documento in cui dimostrava che la crescita economica aveva dei limiti ambientali e che stavamo toccando quei limiti. Nell'87 le Nazioni Unite definiscono cos'è lo sviluppo sostenibile, ovvero quello sviluppo che può essere garantito anche alle generazioni future, e in questa maniera diciamo che si consolida l'idea di una sostenibilità ambientale che confligge con la crescita economica. Per molti anni l'idea che il cambiamento climatico fosse solo una speculazione scientifica è stato presente, ormai diciamo che è assolutamente consolidato. Un altro esempio è l'idea di costruire
in questo caso di correggere il PIL con tutta una serie di elementi presi da quelle critiche di cui parlavamo prima, quindi cercare di quantificare in termini monetari la distribuzione del reddito, i costi della criminalità, il pendolarismo, l'inquinamento dell'aria e quant'altro, in modo da far diventare il PIL, in questo caso lo chiameremmo ISEP o Genuine Progress Indicator, molti lo chiamano, un indice non di, non di produzione, ma di benessere economico. Se lo vediamo nel caso degli Stati Uniti, vediamo che le due curve divergono costantemente, nel senso che mentre il PIL cresceva dagli anni 60 ad oggi, l'ISEV rimaneva sostanzialmente piatto, o meglio, c'erano delle fasi in cui cresceva assieme al PIL e delle fasi in cui invece divergeva. Questo perché non basta solo avere la crescita economica, ma bisogna vedere come i soldi vengono poi utilizzati nei fatti. E figure di questo tipo si riproducono sostanzialmente per la gran parte dei paesi del mondo e anche a livello globale. Si vede che la crescita del PIL è stata continua e mentre l'ISEV cresce assieme al PIL sostanzialmente fino agli anni 70 per poi rimanere sostanzialmente piatto. Nell'arco degli ultimi decenni sono state proposte numerosissime maniere di misurare il benessere in maniera alternativa al PIL, sostanzialmente attraverso quattro gruppi di strumenti. Io qui ne ho riportati alcuni, ma parliamo di centinaia di tentativi fatti a livello mondiale per creare indicatori alternativi a livello di società civile, a livello di accademia. Quattro gruppi principali: le correzioni del PIL, che è l'esempio che abbiamo visto adesso, che però hanno sostanzialmente un problema, sono molto facilmente confrontabili con il PIL, però va monetizzato, cioè va espresso in termini monetari, vanno espressi in termini monetari tutti quegli elementi che non hanno un valore monetario, almeno non, in alcuni casi almeno non ce l'hanno esplicitato. E quindi come dare valore monetario alla perdita di una foresta o all'inquinamento dell'aria o al lavoro volontario o a quello domestico? Questo pone una serie di difficoltà metodologiche e concettuali anche. In alternativa, si pensa semplicemente di andare a guardare una serie di indicatori diversi fra di loro e poi invece di, diciamo, guardiamo prima il terzo punto, che è il set di indicatori, andare a guardare dei set di indicatori, si guardano uno dietro all'altro, c'è cioè una multidimensionalità, mettiamo insieme indicatori economici, indicatori di salute, di istruzione, ambientali e si guardano parallelamente. O facendo un passo in avanti si possono sintetizzare in un unico numero, un po' è il caso dell'indice di sviluppo umano che abbiamo visto prima. Noi abbiamo un set di indicatori che sono speranza di vita, istruzione e reddito e lo andiamo a sintetizzare in un unico numero che ci dà il livello di sviluppo. Questo è di facile comunicazione. L'operazione di aggregazione può essere a volte anche questa conflittuale, perché in questa maniera noi compensiamo un argomento con l'altro e quindi per mantenere lo stesso livello di sviluppo, a quanti anni di vita sono disposto a rinunciare in cambio di un aumento del PIL di 100 dollari o viceversa? A quanto PIL sono in grado di rinunciare in cambio di un aumento del livello di istruzione di tot? Allora, questa sostituibilità tra le diverse componenti, che sono componenti radicalmente diverse tra di loro, è molto conflittuale. L'ultimo approccio è quello del benessere soggettivo.
Non ci sono aggregazioni, non ci sono set di indicatori, c'è una sola misura e sostanzialmente è rappresentata dal chiedere alle persone quanto sei soddisfatto della vita nel suo complesso. Questo diventa un indicatore unico, semplice e secondo alcuni, sì, possiamo lanciare il sondaggio, e secondo alcuni la misura più semplice per andare oltre il PIL. La politica deve guardare a qual è la felicità dei cittadini e puntare a massimizzare quella. Anche su questo vi porterò un contro, anche se molti state già votando, e il contro è le persone in questo caso guardano solo a loro stesse. Questa è la critica di Sen. Non c'è nessun elemento di giustizia sociale, non c'è nessun elemento di distribuzione. Se noi abbiamo delle nicchie della popolazione molto infelici, nella media queste scompaiono. Però effettivamente è anche questo un indicatore potente. Questi approcci alternativi sono stati usati tutti quanti in maniera molto diffusa e con infinite discussioni su quale fosse la metodologia migliore. Su questo non c'è nessuna convergenza a livello internazionale. C'è forse una convergenza a livello di istituti di statistica, ma neanche lì completamente. E non sappiamo quando è che è finito il sondaggio. Intanto vado avanti con la slide successiva. Ah, ok. Allora. Il sondaggio è finito. No, volevo dire che il sondaggio appunto possiamo concluderlo perché credo abbiano risposto quasi tutti, ormai le percentuali non si spostano di molto, quindi siamo più o meno, possiamo chiuderlo. Ora lo commento. Rispondo a una delle domande che chiedeva: sì, va bene, questo è molto interessante, ma rimaniamo sempre solo una nicchia di benevoli a volerne a parlare di questi temi. Beh, questo non è più vero. Questo non è più vero perché negli ultimi anni c'è stata un'estensione. Insomma, il tema della misurazione del benessere, dell'andare oltre il PIL, è arrivato fino ai vertici, della politica. C'è stata una commissione di, 5 premi Nobel, conosciuta come Sen Stiglitz-Fitoussi, voluta dal presidente Sarkozy nel 2007, alla conferenza al Parlamento europeo, non solo PIL. Barroso dichiarava è ormai tempo di andare oltre il PIL. Non compare qui, ma anche nei documenti finali del G20 di Pittsburgh è stata ripresa l'idea di dover misurare il benessere. E ultimo ma non ultimo, il vertice Rio più 20 e l'idea che dal 2015 avremo. Stiamo cercando di avere un set di indicatori di sviluppo sostenibili per tutti i paesi del mondo, alla cui base c'è effettivamente l'idea di una misurazione multidimensionale del benessere. Quindi esiste un progresso anche a livello internazionale e a livello politico alto su questi temi. Commento il primo sondaggio, nel frattempo possiamo lanciare il secondo sondaggio. Vedo che la grande maggioranza ha votato per il set di indicatori, sicuramente è la metodologia che pone meno problemi dal punto di vista metodologico e che suppone minori rischi. Ma che allo stesso tempo pone difficili elementi di comunicazione e interpretazione, nel senso che
per esempio nel caso dell'Istat, vedrete che presentare 134 indicatori non è affatto facile. Di fatto dovremo fare una lezione apposta che farà il mio collega Adolfo Morrone solo per presentare i risultati. Se noi avessimo un indicatore unico, basterebbe una slide. Quindi il set di indicatori è anche questo conflittuale in qualche maniera. Va bene, di fatto in Istat quello che stiamo pensando è di fare degli indicatori sintetici per dominio, quindi cerchiamo di fare una via di mezzo tra il set di indicatori e l'indice sintetico, ma ancora non sono disponibili. Sul secondo quesito, questo era semplicemente una mio cruccio personale in qualche maniera, ma che vi commenterò, la conoscenza della strategia Europa 2020. Perché ve lo chiedo? Perché l'Europa si è dotata di un set di sette indicatori, quindi piccolino, per ognuno dei quali è stato fissato un obiettivo. Gli indicatori sono assolutamente oltre il PIL, si parla di povertà, di occupazione, di qualità dell'ambiente, quindi efficienza energetica e uso delle rinnovabili, si parla di ricerca e sviluppo. Questo set di indicatori è concordato a livello europeo, è presente nei documenti ufficiali del governo, ogni anno il governo deve presentare il Piano Nazionale di Riforma e presenterà per l'Italia nel mese prossimo, dove si impegna al raggiungimento degli obiettivi su questi temi. Diciamo che è una situazione idilliaca per un set di indicatori di benessere, ovvero essere condiviso politicamente perché è stato approvato da un Consiglio europeo, far parte della documentazione ufficiale, avere un impegno formale da parte dei governi a raggiungere degli obiettivi sulla base di quegli indicatori e fra l'altro andare oltre il PIL. Di fatto il PIL non c'è tra quelli, anche se poi il PIL sta in altri accordi fatti a livello europeo. Insomma, in qualche maniera uno strumento di questo tipo già ce l'abbiamo, ma in gran parte non lo sappiamo. E mi fermo qui per questa prima parte e la seconda parte non so se avremo tempo di farla, ma sicuramente sarà ripresa anche da Adolfo, risponderei alle domande. Eccomi, allora sì, diciamo, mancherebbero 8-10 minuti alla fine, quindi temo appunto che la seconda parte non riuscirà a farla tutta, però allora io riporto brevemente alcune domande, diciamo che posso riassumerne 4-5 in una, cioè se si a un certo punto si è compreso, se si sono conosciuti i limiti del PIL, perché in qualche maniera questo indice, questo misuratore non viene in qualche maniera sostituito o ampliato appunto come addirittura sostituito con il BES? Questa è una domanda, insomma faccio un riassunto, ma sono stati appunto almeno in 6-7 docenti che l'hanno posta più o meno allo stesso modo. Ok, beh, molto semplicemente per quello che dicevo prima, perché il PIL il suo lavoro lo fa bene, può essere sempre migliorabile, di fatto verrà anche modificato parzialmente proprio quest'anno, da settembre avremo una versione un po' diversa, ma leggermente diversa, nessuno se ne accorgerà. In realtà il problema del PIL non sta in se stesso, sta nel ruolo che gli si dà. Se noi vogliamo misurare la quantità di produzione di mercato fatta in un anno nel paese, usiamo il PIL ed è un'informazione importante, un'informazione centrale per l'attività di governo. Quello vuol dire i redditi che vengono redistribuiti, insomma, è qualcosa di estremamente importante. Se però vogliamo misurare altro,
Allora sarà bene usare altri indicatori. Il problema è quando il PIL viene utilizzato come misura di qualcos'altro. Il PIL viene utilizzato come misura di benessere economico al posto di altre misure di cui disponiamo, ad esempio il reddito disponibile delle famiglie. E magari il reddito disponibile, come si suol dire, aggiustato, però noi disponiamo anche di indicatori che ci dicono quanto rimane in tasca alle famiglie dopo aver pagato le tasse, dopo aver ricevuto i trasferimenti e anche dopo aver ricevuto una serie di servizi essenziali, sostanzialmente sanitari e educativi. Allora, quella misura, che è una misura di contabilità nazionale, ci darebbe molto meglio la percezione di qual è la condizione economica delle famiglie. Invece, tipicamente, noi raccontiamo, e nel mondo si racconta la condizione economica delle famiglie attraverso il PIL pro capite. E questo è l'errore. L'errore non è avere il PIL, il problema è quando lo si interpreta in maniera diversa. Ancora peggiore è dire che i paesi sviluppati sono quelli più ricchi. A quel punto abbiamo bisogno di altri indicatori. Vedremo comunque che non esiste una risposta semplice neanche alla misura del benessere, nel senso che non c'è una convergenza internazionale sul dire il benessere si misura in questo modo, adottiamo tutti questa misura. E vedremo che con il BES, che il BES non è un numero, il BES sono tanti numeri, è un affresco complesso della nostra società. E invece spesso si ha bisogno anche semplicemente di un numero solo. E questo non ce l'abbiamo ancora. Allora, grazie. Diciamo, sto guardando le domande che ovviamente avevo riportato dalla chat, alcune si ripetono. Ne pongo due, secondo me, appunto interessanti. Una era, appunto, leggo, mi pare che sia metodologicamente scorretto pensare a indicatori di benessere standard uguali, per ogni comunità. Appunto, un altro docente dice, tra l'altro, la misurazione del benessere forse non varia solo tra comunità, ma addirittura tra diversi individui, quindi c'è una riflessione su come si fa a portare a fattor comune, tenendo presente quanto siano diverse le comunità e gli individui su questo tema. Che ne pensa? È effettivamente uno dei grandi problemi, ovvero il fatto che il benessere come fenomeno complesso cambia tra le persone, cambia geograficamente, cambia anche nel tempo, cambia tra città e campagna, e, insomma, è estremamente complicato. L'unica maniera di arrivare ad una convergenza è discuterne. Di questo parlerei nelle primissime slide. Non so se vogliamo fare altre domande, oppure vi faccio vedere solo una slide in Sì, questo prego, prego, senso. diciamo che abbiamo altri 5 minuti, quindi insomma. Ok. Allora, gli indicatori ci servono per capire dove siamo, dove stiamo andando e per prendere le decisioni. Due elementi fondamentali. Il primo, la politica alla fine interviene su ciò che conosce e quindi su ciò che misura. Quindi ciò che misuriamo diventa estremamente rilevante perché in qualche maniera influenza e addirittura definisce le priorità della politica. Se leggiamo la definizione del benessere e la scelta degli indicatori per misurarlo sotto quest'ottica, vediamo che non è più solo una questione metodologica, statistica, ma è essenzialmente una discussione politica. È per questo che il lavoro non l'ha fatto l'Istat da solo.
non l'avrebbe potuto fare, perché la componente politica è estremamente rilevante ed è per questo che è stato fatto assieme al CNEL e con un tavolo di lavoro allargato ad altre rappresentanze della società. Perché, peraltro, c'è bisogno di una discussione per arrivare ad una decisione che sia da tutti condivisa. È vero il fatto che comunità diverse hanno priorità diverse, individui diversi hanno priorità diverse. Come si può superare questo ostacolo? Esclusivamente attraverso processi di discussione, processi deliberativi che portino al raggiungimento di una visione comune. Bernard Manin, che è un filosofo americano, ci dice che una decisione è legittima non quando rappresenta la volontà di tutti, perché questa no non esiste, perché le volontà sono incompatibili nella loro essenza, ma quando deriva dalla deliberazione di tutti, quindi quando tutti ne hanno parlato, hanno potuto capire le posizioni dell'altro e sono arrivati ad una posizione finale accettata. Ed è questo quello che noi abbiamo cercato di fare con il BES. Presso il CNEL abbiamo istituito un comitato di indirizzo composto dalle rappresentanze del CNEL, quindi le parti sociali, i rappresentanti dei settori produttivi, il terzo settore, allargando anche ad altre parti della società civile italiana, e questo tavolo, tra virgolette, politico ha definito i 12 domini e che cosa in generale andava misurato per misurare il benessere. Dopodiché è stata istituita una commissione scientifica presso l'Istat, con esperti dell'Istat, ma molti esperti esterni, sostanzialmente da enti di ricerca e dall'Accademia, per individuare gli indicatori utili a misurare quei fenomeni che venivano visti come prioritari. Lì si entra una componente prettamente tecnica e statistica, perché poi la misurazione ha tutta una serie di implicazioni che non sono immediatamente percepibili. L'uso degli indicatori può essere a volte scivoloso. Quindi c'è una componente tecnica, però l'indirizzo è dato a livello politico. E poi è stata fatta anche un'ampia consultazione pubblica su web all'interno delle indagini ufficiali dell'Istat e attraverso numerose consultazioni pubbliche per arrivare a questi 12 indicatori e a questi 12 domini del BES e poi a 134 indicatori. E io in queste slide a seguire ci sarebbero anche l'elenco di tutti gli indicatori, però ovviamente non abbiamo tempo di presentarli adesso, però credo in questa maniera di presentazione del tipo di percorso che è stato fatto, è chiaro anche quali sono gli ostacoli che abbiamo cercato di superare con questa iniziativa. Allora, grazie mille. Io naturalmente nelle slide ci sono anche tutti i riferimenti ai siti dove potete trovare appunto queste informazioni e approfondire queste informazioni. Come al solito noi metteremo immediatamente le slide disponibili sul nostro sito dove sarà anche disponibile la registrazione di questo incontro. Scrivo in chat il link su cui potete. Questo lo dico per i docenti che non sono della rete nazionale dell'ESS, il link su cui potete trovare e scaricare la registrazione di questo webinar e anche le slide, e questo appunto che vedete in chat, quindi prendetene nota. Per cui io ringrazio moltissimo il CNEL, l'Istat, l'ANP, articolo 99, sì, prego, 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 professoressa. Non volevo lasciare elusa una domanda che ho letto, è stata fatta circa le ragioni per cui il concorso non è stato lanciato per la Campania. Ecco, ora, quando si mettono in campo forze diverse, si cercano di coinvolgere
tanti attori, poi ognuno fa i conti anche con la propria forza, le proprie possibilità. Le altre edizioni sono state lanciate a livello nazionale. Quest'anno, volendo restringere in maniera ancora più specifica, no, l'azione che si voleva andare a fare, abbiamo ritenuto e individuato queste tre province. In ogni caso, questo tipo di iniziativa che posso dire, insomma, dopo aver sentito il dottor Rondinella, mi è sembrata veramente molto interessante e con ampie possibilità di discussione e di sviluppo. Ecco, questa ovviamente è stata rivolta a tutto il territorio e quindi è senz'altro qualcosa di cui potete tutti far tesoro al di là, diciamo, della partecipazione al concorso in senso stretto. E quindi, insomma, mi auguro l'anno prossimo poi speriamo appunto non solo di poterlo in qualche modo ripetere, ma anche ampliarlo e andare avanti. Mi arriva un messaggio che però non riesco a leggere, che 2 anni fa fu fatto a Benevento e quindi la Campania è stata coinvolta in una precedente edizione. Va bene, mi scuso per questa intromissione, però non mi piaceva che ci fosse questa domanda che... Grazie, grazie, ma comunque l'avevo segnata, infatti l'avrei riportata. Allora, dunque ricordo solamente al volo che, anche rispondendo a una domanda che è stata posta sulla chat, che il prossimo webinar di questo ciclo di due webinar appunto sul benessere ecosostenibile si terrà il 7 marzo alla solita ora, alle 14. E 30. Il webinar sarà a cura di Adolfo Morrone, primo ricercatore responsabile del progetto Misure del Benessere ISTAT. Naturalmente, come appunto sapete, siamo in aula, siamo in tanti, noi abbiamo una capienza massima di 100 posti, quindi ci spiace se c'è qualcuno che è rimasto fuori dell'aula oggi. Speriamo appunto possiate che sia riusciti a partecipare tutti. Io vi ringrazio molto come al solito per la partecipazione, ringrazio il dottor Rendinella, la professoressa Cigliano e ringrazio anche l'ISTAT e il CNEL per appunto questa bella occasione di lavoro comune. E vi arriverà via mail un questionario da compilare online sulla soddisfazione in riferimento appunto a questa lezione e poi anche alla prossima. Grazie mille e un saluto a tutti.